Lo vedete, l'aereo presidenziale sta sbucando proprio in questo momento davanti a noi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scenderà tra poco dalla scaletta dell'aereo. C'è naturalmente tutto il protocollo e il cerimoniale. Siamo distanti, come vedete, dal punto. Purtroppo, a differenza di quanto accadde con Papa Francesco, con il presidente della Repubblica, il protocollo ci ha impedito di arrivare a bordo pista e quindi non potremo documentare troppo da vicino l'arrivo del Presidente della Repubblica. Si apre in questo momento la scaletta dell'aereo presidenziale. Tra poco vedremo appunto Mattarella arrivare a Genova per l'inizio della sua visita ufficiale. Sono giorni particolarmente tesi per il Capo dello Stato, impegnato a risolvere la crisi istituzionale. Ieri pomeriggio le consultazioni lampo, ma a quanto sembra non ci saranno nuove consultazioni molto breve. La vicenda è ancora di là da essere risolta e dunque il presidente può dedicarsi alla visita a Genova senza particolari intoppi. La visita sarà lampo, come raccontato ampiamente nei giorni scorsi. Mattarella, dopo essere sceso dall'aereo, prenderà l'auto di Stato e andrà verso il Gaslini, poi rientrerà in zona ponente della città per salire a Morego a visitare l'Istituto Italiano di Tecnologia, infine tornerà al Colombo. Il tutto dovrebbe durare un paio d'ore, al massimo tre, una visita veramente molto veloce del Capo dello Stato, che appunto dovrà rapidamente fare il suo ritorno a Roma. Le autorità sono presenti a bordo pista per salutare il Capo dello Stato, che appunto appena sbarcato a Genova. Come vedete, le forze dell'ordine sono ovviamente molto numerose, stanno presidiando i varchi di accesso laterale dell'aeroporto Cristoforo Colombo, da cui transiterà l'auto presidenziale. Mattarella è dunque arrivato, tutto è pronto per la sua partenza. Andrà a festeggiare il Gaslini, è una ricorrenza molto sentita. Questa visita era stata programmata da molti mesi e dunque è chiaro che non poteva saltare, nonostante la situazione molto particolare in cui versa il nostro paese. Ecco le immagini della macchina presidenziale che sta lasciando l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, scortata da automobili e pattuglie in motocicletta della Polizia di Stato. Proprio in questo momento la vedete, l'auto con la bandiera del Quirinale, che sta lasciando l'aeroporto di Genova per dirigersi all'ospedale Gaslini. Mattarella dunque è arrivato a Genova, comincia ufficialmente la visita del Capo dello Stato nel capoluogo della nostra regione.